Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Un corteggiatore di Ida Platano ha deciso di abbandonare uomini e donne. Ha anche fornito delle spiegazioni sul perché. Uomini e donne quest'anno ha sorpreso tutti. Ida Platano, infatti, è diventata una delle troniste della versione classica. Questa mossa, però, ben presto, ha iniziato ad avere dei risvolti poco gradevoli per la donna. Alcuni corteggiatori, di recente, hanno deciso di gettare la spugna. Nell'ultima puntata, tale scelta è stata presa anche da un altro protagonista. Il diretto interessato, dopo aver fornito alcune spiegazioni, ha comunicato di voler lasciare la trasmissione. I tentativi di trattenerlo non sono serviti a nulla. Gli spettatori, ovviamente, non si sono lasciati scappare l'occasione di commentare sui social network. Un corteggiatore abbandona Ida Platano, via da Uomini e Donne. La puntata di Uomini e Donne non si è conclusa in modo molto positivo per Ida Platano. La donna, purtroppo, è stata costretta a sopportare l'ennesimo sconvolgimento all'interno del suo trono. Uno dei corteggiatori, infatti, ha espresso l'intenzione di abbandonare il programma. È stato un duro colpo soprattutto perché nessuno è riuscito a fargli cambiare idea. Il diretto interessato è andato fino in fondo, dicendo addio a Maria De Filippi e a una delle trasmissioni più seguite di Canale 5. Si tratta di Ernesto Russo. L'uomo ha voluto spiegare i motivi che l'hanno spinto a prendere una simile decisione. Ha fatto cenno particolarmente all'atteggiamento di Ida. A parer suo, non l'ha coinvolta abbastanza. È stata piuttosto distaccata, non dimostrando alcuna forma di empatia. Inoltre, ha affermato di non aver gradito le esterne tra la tronista e Sergio, "non me la sento più". Le dame hanno usato ogni stratagemma per convincerlo a rimanere, ma senza successo. Ida Platano, al contrario, si è mostrata d'accordo perché anche lei non avverte alcun trasporto nei suoi confronti. Gianni Sperti ha fornito una panoramica più ampia. Secondo lui, Ernesto avrebbe dovuto considerare bene tutta la situazione. Probabilmente, ha fatto una scelta sbagliata a proporsi per la tronista in questione. In una recente intervista, Ernesto ha ammesso di non essersi pentito affatto. Al contrario, la reazione della donna ha confermato il suo pensiero. Si sarebbe aspettato qualcosa in più, anche alla luce della difficile situazione che sta vivendo, "non mi sono pentito affatto. A livello umano mi aspettavo che lei mi desse un abbraccio o che comunque venisse da me. Come ho già detto, stavo vivendo un lutto per me importante. Al di là di questo le auguro il meglio. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.